Buongiorno, ben ritrovati con il rotocalco sportivo settimanale dedicato all'hockey su ghiaccio, Face Off, dedicato principalmente all'Hockey Club Fassa Falcons. Un ben ritrovati amici all'ascolto e in visione, benvenuto Mattia De Silvestro. Ben ritrovati a tutti e benvenuti ai nostri ospiti di questa puntata. Benvenuto Fabrizio Pace, benvenuto tutti, Gregorio grazie. Joss. Grazie. Grazie per essere con noi quest'oggi. Partiamo proprio subito con voi. Innanzitutto salutiamo anche in regia Vanessa Ongari, che a breve poi avremo con le sue rubriche, ma di questo avremo modo di parlarne nel proseguo della trasmissione. Andiamo a conoscere allora, Mattia, subito i nostri due ospiti di oggi, no? Gregorio e Fabrizio. Fabrizio, un po' brevemente un curriculum, per così dire, personale. Allora, io sono nato a Torino, ho fatto le giovanili fino all'Under 16 a Torino, poi ho fatto un anno in Slovacchia, poi sono tornato in Italia e sono andato diretto ad Asiago, dove ho fatto le giovanili dalla 18 e la 20, e poi ho iniziato con la Serie A, ho fatto 5 anni. L'anno scorso sono andato a Brunico e quest'anno mi ritrovo qua a Fassa. Al Fassa, sì. E quindi abbiamo un attaccante, Gregorio invece difensore. Sì, io sono nato ad Asiago, sono fatto le giovanili fino all'Under 14 ad Asiago, dopo sono andato in Finlandia dove sono stato 4 anni. Dopo sono andato un anno e mezzo in America, dopo l'anno scorso sono venuto prima del lockdown a Bolzano, sono stato là fino a un paio di mesi fa e sono qua a Fassa. Esperienza a Bolzano positiva? No, bello, bello, sì, sì, proprio il top. Tra il resto, per chi non lo sapesse, quei pochi che non lo sapessero, Gregorio, figlio del presidente della Federazione Italiana Hockey su Ghiaccio, e quindi della FISC per meglio dire, e quindi provi le tue esperienze, come ti stai trovando, Gregorio? No, bene, bene, sono ancora, diciamo, nuovo nello sport professionistico, però mi sto trovando bene, grazie. Entrambi giovani, Fabrizio, anche tu, nel Fassa come sta andando? No, indipendentemente, diciamo, dalla stagione, la tua esperienza personale. Beh, diciamo che forse è l'anno sbagliato per problemi del lockdown eccetera, del coronavirus, però con i ragazzi, con la società mi trovo molto bene e ti dico, non ho avuto nessun tipo di problema assoluto, quindi molto molto bene per adesso. Mattia? Vabbè, fa comunque piacere vedere che si sono ambientati bene. Due rappresentanti giovani in una squadra giovane, principalmente. Quello soprattutto, insomma, i giovani aiutano sempre, è sempre un bene avere una squadra giovane e, insomma, speriamo di averli con noi più a lungo possibile, perché comunque ai tifosi piacciono, a tutti noi piacciono, anche alla dirigenza, penso che sia rimasta molto contenta da quest'anno con loro, quindi vedremo, insomma, come va avanti e se anche loro si sono trovati bene. Noi comunque, anche tutti i fans, sono molto soddisfatti e insomma, positivo anche il loro arrivo sicuramente. Io vado a ringraziare anche il nostro sponsor di puntata, le casse rurali, e quindi un grazie davvero per il supporto che ci danno i nostri sponsor. Andiamo però a vedere adesso, detto questo, dopo l'introduzione di trasmissione, Mattia, andiamo a vedere allora quelli che sono stati i risultati dell'ultima settimana. Diverse le partite che si sono giocate, naturalmente come sempre poi a seguire la classifica. Sabato scorso si sono giocate diverse partite, in quest'ultima settimana, Mattia, c'è stato un grande recupero, no? Si stanno portando tutte quante in linea con le squadre, in finire ormai di stagione, alcune due partite, altre ne hanno ancora tre da giocare, ma diciamo che la stagione regolare sta ormai volgendo al termine e quindi tutte le squadre hanno, come dire, una concentrazione di match molto molto assillante per tutti i roster. Sì, sì, settimane molto piene e anche molto determinanti per quanto riguarda le posizioni finali della classifica. Diciamo,
a parte la prima parte di classifica, ma da metà classifica in giù è tutto ancora, quasi tutto ancora da decidere, non si sa ancora come finirà e chi saranno le squadre ad entrare nei pre-playoff, quindi settimane intense e molto interessanti. E naturalmente anche di questo poi ne parleremo con i nostri ospiti. Le partite Linz-Gardena, stiamo parlando dei match che si sono giocati sabato scorso. Linz battuto in casa da Gardena per 3-1, sconfitta casalinga anche per i Red Bull di Salisburgo con l'Olimpia di Lubiana per 2-1. Lustenau a sua volta battuto tra le mura amiche dai Ritner Puma per 8-5, Feldkirch Cortina 2-1. Sconfitta casalinga anche per il Valpusteria con lo Jesenice all'overtime per 2-1 e l'Asiago che invece ha battuto il Kitzbühel per 3-1 e sconfitta casalinga anche in una giornata dove le squadre in casa sono state quasi tutte battute, anche i Fassa Falcons sono stati battuti e poi andremo a vedere nel dettaglio con gli highlights dal Bregenzerwald per 3-1. Domenica si sono giocati altri due incontri a Vipiteno, vittoria della Klagenfurt per 3-2 e ad Asiago il Bregenzerwald dopo aver giocato in Valle di Fassa 24 ore più tardi è andato sull'altopiano vicentino e ha perduto per 3-1 appunto chiedo scusa per 4-1 con l'Asiago. Martedì si sono giocati due match, vittoria ai tiri di rigore dello Jesenice con il Lubiana nel derby tutto sloveno tra prima e seconda in classifica, una partita davvero molto molto tirata con la vittoria dei padroni di casa dello Jesenice per 3-2 finale e il Cortina in casa ha sconfitto per 4-3 il Lustenau. Mercoledì un altro match a Dornbirn dove il Bregenzerwald è stato sconfitto dal Pusteria per 4-2 e infine le partite dell'altro ieri sera, le ultime che si sono giocate in ordine di tempo con il Bregenzerwald battuto in casa dal Pusteria, chiedo scusa, con il Klagenfurt battuto in casa dall'Asiago per 5-2, sconfitta casalinga anche per il Linz battuto dal Vipiteno per 6-1 e anche di questo ne parleremo dopo. Sconfitta casalinga per il Kitzbühel con il Renona per 3-2, debacle del Feldkirch in casa con il Lubiana, Lubiana che ha vinto per 9-0. Vittoria tiratissima dopo l'extra time del Gardena con i Red Bull di Salisburgo per 5-4, sconfitta del Fassa in quel di Jesenice per 1-0, una sconfitta onorevole e ancora una volta dimostrazione che la squadra c'era in campo, c'era in partita, ancora un gol di differenza nelle ultime sconfitte dei Falcons. Sì, appunto, partite da parte nostra sempre molto tirate, anche quello forse che dispiace di più perché comunque si è visto che la squadra ha saputo tenere duro anche con squadre magari sulla carta più forti, quindi c'è un po' di rammarico, diciamo, e è un peccato e dispiace proprio per quello, perché comunque il potenziale della squadra c'era tutto, insomma. E ne sentiremo, ne parleremo anche con Fabrizio e Gregorio. Classifica: Lubiana 80, Jesenice 71, Valpusteria 69, Asiago 65, Cortina 54, Red Bull Salisburgo 53, Lustenau e Renon 46, Gardena 44, Bregenzerwald e Feldkirch 41, Vipiteno 39, Fassa Falcons 33, Klagenfurt 28, Kitzbühel 23, chiude Linz con 5 punti. Dicevamo appunto qualche istante fa con Mattia, queste ultime partite fondamentali, tutte finali per il Fassa che sono andate male per un non nulla, un solo gol di differenza nelle ultime sconfitte. Se escludiamo l'1-3 con l'empty net goal con il Bregenzerwald, le altre, una sola marcatura di differenza, però sono state comunque delle sconfitte. Vai, vai, Gregorio. No, sì, poteva andare meglio, però dobbiamo concentrarci di più perché non possiamo sempre perdere di un gol o di due. Dobbiamo essere più concentrati, più
pronti a prendere, a cogliere l'attimo, perché va bene una, due, però le ultime vuol dire che siamo là, però non riusciamo mai a prendere la vittoria. E questo è davvero un peccato, Fabrizio. Credo sia anche frustrante, no? Perdere in questo modo, capire che sei in partita, capire che c'è la possibilità di vincere perché è nelle corde del Fassa vincere queste ultime partite che sono state perdute per un gol e comunque uscire sconfitti. Credo Sì, sia molto, no, è molto, molto frustrante. Sì, frustrante. è vero. Soprattutto quando vai a fare partite come a Jesenice, dove te la puoi giocare benissimo con una squadra che se la gioca per il primo posto, dà fastidio perché poi vai a vedere indietro, fai fatica con quelle di metà classifica, però con le big giochi comunque bene. Quindi, come dici te, è frustrante. Dobbiamo cercare, ormai il campionato è andato così, bisogna cercare delle ultime partite di prendere il più possibile, no? È andato così, però se analizziamo nel dettaglio, la matematica è ancora dalla vostra parte, o dalla nostra parte, per meglio dire, visto che la rappresentanza societaria è praticamente è presente. Diciamo che ci sono ancora tre partite da giocare per il Fassa, andata e ritorno con il Feldkirch e con il Linz. Delle tre, naturalmente in sede di pronostico con il Linz è sicuramente la più abbordabile, ma è un dato di fatto che anche con il Feldkirch bisogna raccogliere il massimo possibile. Sì, certo, noi adesso non guardiamo tanto la classifica, però magari Ti ti condiziona? condiziona, bisogna cercare di andare dentro a vincere, punto e basta. Il primo obiettivo sabato, la prima partita. E da lì poi, finita la partita, guardiamo, come dice Marco, il tabellone, vediamo cosa abbiamo raccolto. Però di sicuro 3 punti, andiamo a puntare i 3 punti, non più possibili i punti, ma la vittoria netta, quello è poco ma sicuro. Fondamentale, Mattia, prima di andare a vedere gli highlights, inizieremo con la partita di sabato scorso, una settimana esatta fa, con la partita casalinga con il Bregenzerwald. Fondamentale, dunque, come si diceva, come sottolineavano anche, Fabrizio e Gregorio, fondamentale raccogliere più punti possibili. Eh sì, insomma, senza dubbio, comunque è fattibile, non è sicuramente impossibile, anche col Felkir, perché insomma non è sicuramente la stessa squadra molto difficile dell'anno scorso, quest'anno è sicuramente più abbordabile, ma in ogni caso, anche se fosse la squadra dell'anno scorso, bisogna appunto mettercela tutta e cercare di tirar fuori i più punti possibili da queste 3 partite, come dicevano anche loro, dare il massimo e vedere cosa ne esce, insomma, speriamo che esca qualcosa di buono. Speriamo soprattutto che il Feldkirch ne risenta dal punto di vista psicologico della tremenda debacle casalinga, lo 0-9 con il Lubiana dell'altro ieri sera, e speriamo che ne risenta anche nella partita di Speriamo. questa sera con il Fassa. Speriamo, sì, dai. Sì, no, È chiaro che dovrà comunque mettercene molto del suo anche il Fassa, naturalmente, no? sì, però di sicuro non andiamo a sottovalutare una squadra poco Sì, più avanti di noi in classifica, perché come abbiamo visto anche noi, essendo 13esimi, andiamo a Jesenice e ce la giochiamo benissimo, quindi quest'anno non voglio dire, a parte il Linz, però penso che sono tutte lì, non, cioè, può vincere chiunque qui. soprattutto nella nostra situazione abbiamo visto che non è che possiamo dare niente per scontato, perché anche contro Klagenfurt pensavo fosse più semplice, abbiamo perso, quindi non è mai detto niente. Certamente. Allora, la scaletta prevede adesso gli highlights della partita di sabato scorso con il Bregenzerwald, sconfitta per 3-1, in realtà 2-1 fino alla fine, poi un 3-1 arrivato in empty net goal che è stata un po' una fortuna, diciamo, per la squadra avversaria, ma ci sta, nello sport ci stanno anche questi episodi. Allora andiamo a vederci gli highlights di sabato scorso, ricordiamo, Fassa Bregenzerwald 1-3. Ed eccoci con le fasi iniziali. Sì, come vedremo è arrivato subito il
in gol della squadra avversaria. Eccolo qui. Penso abbia deviato il giocatore davanti a porta. Sì. Nel traffico sono riusciti a trafiggere Ljung. Sì. Poi comunque abbiamo subito reagito come sempre facciamo. Ecco, difatti anche con il Bregenza le occasioni ci sono state, no? Sì, ogni partita comunque abbiamo sempre abbastanza occasioni per buttarla dentro. E il problema lo sappiamo tutti, e quello, insomma. Ci sono quelle partite che in questi ultimi tempi lasciano tutta la mano in bocca, no? Perché andandole a rivedere ti accorgi che le opportunità ci sono state e per un non nulla non sono state sfruttate. Diciamo che c'è anche la dea bendata un po' contro in questo periodo, eh? Indipendentemente magari anche da altre soluzioni tecnico-tattiche, no? Però anche la dea bendata ci mette un po' del suo. Sì, però secondo me io starò dalla fortuna, non ci credo troppo, perché se guardiamo anche loro prima hanno avuto un'occasione che si sono mangiata. Quello che facciamo, quello che seminiamo, raccogliamo, diciamo, quindi dobbiamo essere noi più bravi a metterlo dentro e lasciare meno buchi, perché abbiamo occasioni, ce ne abbiamo, e sì. Sì, diciamo un po' tutto nel complesso, la maggior caso appunto è il non saper trafiggere il portiere, poi appunto c'è un po' di sfortuna, però e qua il bel passaggio di questo Fabrizio. Fabrizio, uno look con una piccola dose, in questo caso sì, una piccola dose di fortuna, sì. Però bello lo scambio con Iori e il gol del pareggio. Qui lo sentivi, l'hai sentito arrivare a rimorchio, no? L'ho visto, però non avevo visto il difensore, quindi è andata anche molto bene, è andata anche di fortuna. Ribadisco, ve lo meritate ogni tanto. C'è anche una stecca alta, mi sembra, però non lo diciamo. Sì, infatti si è visto che si sono un po' lamentati gli avversari, sì. Però... Questo non lo sapevo, si sono lamentati per il bastone alto. Sì, magari era, cioè secondo me era anche abbastanza al limite, non era proprio così evidente, però. No, andata bene, quindi. Sì. Ed eccolo, il 2-1. Quello, il gol sul quale poi è vissuto tutto il resto della partita. Sì. Sì. Da questo momento in avanti vi siete buttati a testa bassa. E dopo qua abbiamo provato a spingere, però non è entrata. Non entrava, eh. Qua l'impressione del gol che invece non era fuori. Il supporto dal reparto arretrato alle offensive del FAS è molto buono da parte vostra, dei difensori, Gregorio. Sì, proviamo almeno a dare il nostro supporto anche in fase offensiva. Adesso bisogna fare nell'hockey moderno. Questo, scusa se ti interrompo, empty net fortunoso, sul quale Hermansson è arrivato con un attimo di ritardo. E non, anche sfortuna. È un po' di sfortuna. Forse. Bene, allora andiamo a vederci adesso l'intervista post partita che abbiamo effettuato con Marco De Francesco e poi ritorneremo nuovamente in studio. C'è rammarico perché abbiamo perso 3 punti importantissimi, sappiamo che dovevamo vincerla, però anche oggi è una di quelle serate che le cose che dovevano girare bene non sono girate male e niente, ci dispiace perché fa peccato perdere qua in casa contro una squadra inferiore, ecco. Loro l'unica era, pattinavano tanto e venivano in 2 a fare force, che forse ci ha messo in difficoltà con quelle qualità là che hanno usato, però lo stesso non dobbiamo perdere certe partite, poi in casa dispiace. In generale la fortuna un po' non è dalla nostra, cosa che nello sport capita ogni tanto di avere periodi dove funziona meno, però lo stesso dispiace e quest'anno forse anche siamo meno
cinici davanti porta, ecco, forse quello. Però non si può dare la colpa a nessuno, perché siamo un bellissimo gruppo e sono convinto che anche se le cose non vanno bene, in futuro sicuramente ci prenderemo delle soddisfazioni, ecco. Sono quattro partite impegnative come le altre, diciamo, e abbiamo il diritto di mettercela tutta, provare fino alla fine e vediamo cosa succede, ecco. Noi puntiamo a vincerle tutte e quattro, perché non bisogna mai demoralizzarsi, e vediamo, stiamo a vedere. Sì, peccato. La difesa quest'anno, sì, ci siamo rinforzati con l'arrivo di Hofer, poi adesso Gregorio è anche venuto a darci una mano, quindi ci siamo rafforzati e penso che le statistiche lo fanno vedere, insomma, che quest'anno siamo una difesa compatta, anche se l'anno scorso eravamo uguali, diciamo, cioè non voglio dar la colpa a nessuno e non voglio mettere in discussione nessuno. E dispiace, perché puoi giocare benissimo, però se il disco non entra è difficile. Peccato, perché anche in attacco siamo messi bene, siamo forti, abbiamo 3 linee/4 quest'anno, anche i giovani hanno giocato una bellissima stagione fino adesso. Confermo. E che vanno, insomma, tutti patinano, però come ho detto prima, la fortuna si vede che non è dalla nostra, poi... E le penalità qua e le penalità là, magari ci siamo fatti prendere un po' anche dall'arbitraggio ogni tanto, e quindi è andata così, insomma. Ed eccoci nuovamente in studio dopo le considerazioni nell'immediato post partita con il Bregenzer Val da parte di Marco De Francesco. Andiamo allora, ragazzi, in rapida successione ad analizzare quanto è successo giovedì sera con le Jesenice. Sconfitta per 1-0, anche in questo caso rimasti in gioco fino alla fine, ed eccoci con le immagini dunque che ci sono arrivate da Jesenice. Come vedremo, appunto, la squadra è entrata subito bene in partita e il gol del vantaggio loro è arrivato solo verso la fine del primo tempo. Prima addirittura, se non sbaglio, abbiamo preso un palo con Tedesco, quindi anche un po' di sfortuna, però comunque la squadra è entrata bene in partita e ha dimostrato di saper dare filo da torcere. Vedremo, appunto, che anche Lunga ieri sera ha parato bene, ha fatto una buona partita, e questo anche è sicuramente molto positivo sia per la squadra che per lui, a dargli un po' di fiducia. Ecco, come l'avete vissuta sul ghiaccio direttamente voi? No, sul ghiaccio l'abbiamo vissuta bene, perché è sempre bello giocare, almeno per me è sempre bello giocare contro squadre forti, contro squadre così, e sono sempre stati là, anche il primo tempo abbiamo preso gol all'ultimo minuto e mezzo. Quindi sì, sempre bello, cioè non è stata una partita... Poi tra l'altro nello slot un rimbalzo, lo vediamo. Belle le immagini che arrivano da Jesenice, perché si possono vedere anche i replay, quindi diciamo anche da Lubiana arrivano veramente sempre delle belle immagini. Questo è stato il primo tempo e la frazione centrale. Andiamo un po' a vedere quanto è successo. Sì, anche nel tempo centrale abbiamo comunque saputo giocare bene senza lasciarci troppo... Bello il recupero difensivo. Ecco, tornando al discorso di prima, chiedo appunto ai nostri ospiti, contro per esempio lo Jesenice, 2-1 sconfitta all'andata, 1-0 ritorno, quindi partite combattute con Lubiana, adesso la memoria mi tradisce, ma anche con il Lubiana non abbiamo fatto assolutamente una brutta figura. Quindi, tornando al discorso di prima, con le squadre forti, impostate molto bene tecnicamente, il Fassa per certi versi si è anche esaltato. Sì, sicuramente siamo... Ribadisco, nonostante la sconfitta, però sì, voglio dire... Sì, è vero. No, siamo arrivati belli carichi e volevamo portare a casa qualcosa.
anche qua dettagli. Anche qui dettagli, sì. Gol annullato. No, ha fatto rivedere il replay del primo. Ah, il replay del primo. Ah, sì, perché in effetti stiamo vedendo anche questo. Hanno preferito mettere l'immagine di un arbitro che cade, piuttosto, cade piuttosto che il terzo tempo. Piuttosto che far vedere il terzo tempo, ecco, in effetti. Ma ci hanno proposto soltanto i primi due tempi. E poi, tanto siamo tornati nuovamente in studio, poi andremo a vedere. Credo in scaletta ci sia anche l'intervista a coach Marco Liberatore, che andremo a vedere a breve. Tornando nuovamente nel dettaglio, non abbiamo visto il terzo tempo, ma in realtà il Fassa nel terzo tempo ha fatto vedere ancora belle cose. Sì, assolutamente, anche e soprattutto nella parte finale del terzo tempo la squadra ha spinto parecchio, cercando di arrivare al pareggio, e purtroppo non è arrivato, ma comunque una buona dimostrazione sempre di carattere, che però diciamo siamo abituati a vederla in tutte le partite di questa stagione, e questo è molto positivo, diciamo. Un peccato non essere riusciti a portare almeno un punto a casa da Jesenice, perché magari, anzi senza magari, ma almeno un punto si meritava, però... Soprattutto dal punto di vista del morale, no? In proiezione delle ultime tre partite che restano da giocare, conquistare almeno un punto in quel di Jesenice fa aumentare la consapevolezza nei propri mezzi. Sì, assolutamente. Peccato, ormai è andata così e bisogna solo pensare alle prossime tre partite. E ne prendiamo atto. Andiamo a vederci allora l'intervista effettuata nel post partita a coach Marco Liberatore. Tough game, and I know that my team play here in Jesenice is not easy play here, because Jesenice is a very strong team, and but I'm happy, no, of course, about the result, but that the Fassa team have a more three final for try to go in the playoff, and when my team play like tonight, yes. I'm happy. Eccoci dunque tornati in studio, chiudiamo il cerchio con Fabrizio e Gregorio. Adesso che cosa ci aspetta? Altre tre finali, naturalmente lo sappiamo, la consapevolezza che bisogna mettere in campo le ultime forze rimaste, quantomeno le forze rimaste per continuare la stagione, questo è un dato di fatto. Sì, noi sappiamo che... A partire da questa sera. Sì, questa sera dobbiamo vincere, anche queste prossime tre partite dobbiamo vincerle, quindi non è che ci sono tanti conti da fare. Se si vince continuiamo, se si perde si va in vacanza, prima. E noi sappiamo che voi non volete andare in vacanza. No, assolutamente no, assolutamente no. Fabrizio, niente, bisogna entrare, ma io sono convinto, perché vi vedo abbastanza carichi, io sono convinto che non tutte, Mattia, le speranze sono perdute. Che cosa mi dici in qualità di attaccante? No, speranze sicuramente ci sono, ma quindi questa sera daremo il massimo, come ogni volta. Quello, la cosa bella che mi piace di questa squadra, che non molla mai fino alla fine. Come ricordo una partita a Lubiana sul 6-0, la squadra continuava ad andare, cioè proprio nella mentalità non c'è quel mollare, no? Cioè proprio continuo. Lo si è visto soprattutto nelle situazioni, correggimi se sbaglio, noi le vedevamo dall'alto della tribuna stampa. È successo spesso quest'anno che il Fassa, dopo aver subito il gol, ha quasi sempre nell'arco di tutta la stagione reagito immediatamente, sì, riprendendo gli avversari, indipendentemente dal risultato finale, ma rimanendo comunque in partita fino alla fine. Sì, è vero, quello è una dote in più che hanno tutti i ragazzi, a partire dai più giovani ai più vecchi, perché come i due tra, più vecchi, diciamo, con Kastlunger e Diego, che trascinano la squadra, anche i giovani fanno veramente vedere di avere i cosiddetti gli attributi. Quindi questa sera una cosa è sicura, che non si mollerà fino alla fine.
questo è poco ma sicuro. E ne siamo convinti, vero Matt? Ah sì, assolutamente, quella è la qualità che più si è vista della squadra e che più fa piacere vedere anche i tifosi, perché vedere una squadra che non molla mai è sempre molto positivo, perché vuol dire che comunque i giocatori ci tengono, ecco, e anche in situazioni magari dove il nervosismo magari poteva farsi largo in mezzo alla squadra, però si è visto parecchio, diciamo, la squadra ha saputo tenere sangue freddo, magari non reagire male, e questo è sicuramente molto molto buono. Nel farvi l'imbocca al lupo di cuore da parte nostra per stasera e per le prossime partite, le tre conclusive, diciamolo subito, ci saranno due match consecutivi con il Feldkirch, questa sera in casa e poi fuori casa, e infine l'ultima partita della stagione regolare con il Linz. Il pronostico di queste partite impone i 9 punti, vale a dire 3 punti per partita. Noi ce lo auguriamo di cuore, incrociamo naturalmente le dita e vi facciamo l'in bocca al lupo più caldo che possiamo farvi, e cercheremo di spingervi il più possibile. Detto questo, cari ragazzi, adesso arriva la parte più simpatica della trasmissione, la parte conclusiva, che è quella più simpatica, interessante, ma nello stesso tempo io so per certo che oggi vi è andata bene rispetto, per esempio, ai vostri compagni arrivati nelle trasmissioni precedenti, che sono stati torchiati un po' di più. Oggi per voi invece è una puntata abbastanza soft dal punto di vista delle domande impertinenti o irriverenti. Difatti adesso dobbiamo dare la benvenuta, la ben ritrovata alla nostra Vanessa Ongari, che arriverà con le sue rubriche, prendendo il posto al mio fianco, al posto di Mattia De Silvestro. Tra qualche istante l'avremo con noi. Ed eccoci nuovamente in studio dopo il cambio delle postazioni. Benvenuta Vanessa. Grazie Giorgio. Allora, che cosa ci riservano le tue rubriche di oggi? So che hai un programma corposo quest'oggi. Sì, infatti oggi sono anche brava con le mie domande irriverenti. Ogni tanto non posso farle sempre, come ti dico sempre, non posso essere sempre cattiva, se no non viene più nessuno. Hanno paura. È vero, ma loro oggi sono tranquilli perché li abbiamo già avvertiti. Esatto. che non saranno particolarmente tartassati. Sbaglio o dobbiamo mandare subito un filmato? Sì, Kai, l'intervistato della settimana scorsa, Kai Tillanen, esatto, ha voluto mandarci un video di saluto. What's up, Falcon fans? It's Kai Tillanen from Mikkeli. There was the view from my office. I hope you guys have been healthy and stayed safe there. It's been a hard year for every one of us, and we still have to keep on going. Cannot wait to see you guys again. I hope that I can have a vacation there when the kids grow up a little bit, and I come there with my whole family, because the place is so amazing, and I really, really, really do miss that place. Stay safe, stay healthy. I really do hope to see you guys soon. Ciao, ciao! Tornati in studio dopo i saluti di Kai Tillanen, che abbracciamo davvero e del quale abbiamo un ricordo molto, molto dolce come persona e come giocatore. Andiamo avanti allora con le rubriche di Vanessa. Esatto. Che abbiamo oggi, Vanessa? Oggi la pillola del passato mi sta particolarmente a cuore, perché, come ho detto anche al diretto interessato, ai tempi era il mio giocatore preferito. La folta chioma. Non è più così nera la folta chioma, mi ha detto. Davvero? Insomma, si fa sentire per tutti. Cioè, l'età non si fa sentire. A parte per te, che insomma... Ero così da bambino, sono così anche adesso, quindi non sono mai cambiato. Allora, oggi torniamo in Italia.
Il giocatore in questione indossava il numero 82 del Fassa in due stagioni consecutive, 2005-2006 e 2006-2007. Il primo anno era il secondo nella classifica marcatori con 36 punti in 39 partite, 18 gol e 18 assist. Il primo era Luca Felicetti con invece 37 punti. Dopo aver terminato la sua seconda stagione col Fassa, si è trasferito prima a Torre Pellice e poi a Pontebba per finire la carriera a Milano. Sto parlando di Gianluca Tomasello. Allora, Nel Fassa mi sono documentato in prego questa Giorgio, lo casa. sapevo, infatti vedi, ti ho lasciato spazio. Nel Fassa di Tomasello c'erano i vari Kuznick, Turek, Kadot, Vanuf, poi non me ne vengono in mente altri. Giorgio, la nostra enciclopedia. Comunque, grandi giocatori davvero, come la maggior parte di quelli che sono arrivati al Fassa, a parte qualche rara eccezione. E Gianluca era uno degli italiani più tosti, più grintosi nel roster fassano. Scusami se ti ho interrotta, Prego prego, Giorgio. vai pure. Allora, dopo aver terminato la carriera sul ghiaccio, si è dedicato all'inline, che è una disciplina, come dice lui, che si adatta molto alle sue caratteristiche tecniche. È molto divertente da giocare, anche se resta comunque poco conosciuta e anche poco trasmessa in televisione. Già l'hockey sul ghiaccio è poco trasmesso, quello online è proprio quasi snobbato. E gli ho chiesto le maggiori differenze tra sul ghiaccio e online. Dice che la pista è più piccola, si gioca 4 contro 4, non esistono né fuorigioco né liberazione vietata e le penalità poi vabbè sono le stesse, sono comunque due discipline molto simili e anche se quello su ghiaccio è più veloce e più fisico comunque. Giocherebbe ancora se non avesse troppi capelli bianchi. Per quello che ti ho detto che la folta chioma non è più nera. Ho fatto i compiti, Giorgio, sai, io vado, cerco, navigo Non avevo dubbi. e ho trovato un articolo dove in occasione dell'uscita del libro La dinastia, i 25 anni di hockey del Milano Quanta, il presidente uscente della FISR, Umberto Quintavalle, lo designava come suo favorito Per come la suo successore. successore. Ai tempi lui non si definiva assolutamente pronto. Gli ho chiesto se adesso sarebbe cambiato qualcosa, se le elezioni fossero adesso. Ha detto che non si sentirebbe comunque pronto a diventare presidente, anche perché l'attuale presidente Sabatino Aracu, spero di averlo nominato giusto, sta facendo comunque un lavoro egregio. Fa comunque parte della federazione come responsabile delle squadre nazionali. Ma l'inline che comunque sta vivendo un ottimo momento, soprattutto in Veneto, Sì, nel definitivamente. Vicentino e anche nel Padovano, l'inline sta vivendo un buon momento, anche dal punto di vista televisivo rispetto all'hockey su ghiaccio, correggetemi se sbaglio. Ah, io di online non so praticamente niente, quindi mi tiro No, lo fuori. chiedo a voi perché arrivando da Asiago ci sono tantissimi giocatori che praticano l'inline. Sì, tipo io. No, ce ne sono un po', sì. No, no. Però siccome ancora da Asiago rimane su ghiaccio, rimane l'hockey su ghiaccio è lo sport numero uno ancora da Asiago. Dopo non so, Sì, beh, diciamo che anche l'inline Asiago Vipers ha vinto tanto. esatto. E hanno la sua storia, è un altro sport, è molto simile, però comunque l'Asiago Vipers come l'Asiago Hockey ha vinto tanto e poi ovviamente come dicevi nel Padovano c'è una squadra del Padova che si gioca il campionato e insomma è meno seguito sicuramente come sport, però dà le sue Dà le soddisfazioni. sue Sì. soddisfazioni. Andiamo a vedere una partita, Giorgio. Quando si Andessi. potrà andiamo. Guarda, allora, detto questo, apro e chiudo la parentesi, la pista dove giocano l'inline nel Padovano è a pochi chilometri da dove sono nato io e da dove ho ancora casa, Ecco, quindi. allora ci ospita tutti, Giorgio, andiamo a vedere la partita.
Allora, sempre appunto ricollegandomi alla televisione, Gianluca fa anche fatto il cronista per Sky per alcune partite di Sì, è NHL vero, è e ha vero. seguito anche le Olimpiadi. Dice che è stata un'esperienza bellissima e si ritiene fortunato di averla potuta fare. Gli sarebbe piaciuto continuare, però appunto hanno smesso di trasmettere Sky ha le smesso di trasmettere l'hockey. Esatto, e comunque gli sarebbe piaciuto restare di più, diciamo, in generale nel mondo dell'hockey, magari più come team manager che come allenatore. La carriera di allenatore non l'ha considerata più di tanto. Poi, come sempre, chiedo come si sono trovati a Fassa. Si è trovato comunque benissimo, sono stati 2 anni fantastici e ricorda sempre con gioia. Ringrazia tutto lo staff e la società e dice che avrebbe volentieri proseguito la carriera qui, però spesso le cose non vanno come uno vorrebbe. E in generale con i compagni si trovava comunque bene con tutti. Quest'estate è tornato per un paio di giorni a Pozza. E è riuscito a incontrare sia Luca Plankensteiner che Andrea Carpano e come intesa sul ghiaccio si trovava molto bene con il Diablo e con Luca Felicetti. Ci segue sui social, ci fa i complimenti per come li gestiamo e lo segue soprattutto da quando c'è un altro milanese d'hoc in squadra. Chi sarà Chissà chi mai? è, guarda Chissà, chi sarà te. mai? Dice che abbiamo una squadra molto giovane, ma comunque piena di talenti italiani. E come alla fine ci dicono tutti, d'altronde la squadra fassana sforna da sempre grandi talenti. E a questo proposito vuole salutare Martino Solacrepa, a proposito di talenti fassani. E dice che ci sono anche 2 giovanotti forestieri che sono da tenere d'occhio, che sono Biondi e Spimpolo, come giovanotti. Un attaccante e un difensore. Esatto. Gli ho chiesto un po' come è cambiato l'hockey secondo lui in questi ultimi anni. Dice che non riuscendo a vedere una partita dal vivo, non può dirlo con certezza. Ma che comunque sono cambiate, sono migliorate molto le tecniche di allenamento e la qualità dei materiali. Quello che si diceva prima a microfoni spenti. Esatto. Però dice che il rovescio della medaglia è che con questo allenamento così tecnico, così mirato, si tende a formare i giocatori troppo simili tra loro, quindi si perde un po' la fantasia e la spettacolarità del gioco. Ai giovani dice invece che, sempre le mie domande, sempre cosa consigliano ai giovani per riuscire a diventare professionisti, dice di giocare con testa e di allenarsi con passione, di divertirsi e di giocare col sorriso sulle labbra, anche perché appunto si tratta di giocare e bisogna essere pronti a fare tanti sacrifici, che però con la passione si supera tutto. Questo quello è un riassunto, poco riassunto, perché non è un po' lungo, di quello che mi ha detto Gianluca. E la versione completa, come sempre, la trovate sul sito. Quindi Gianluca Tomasello, un abbraccio anche a Gianluca naturalmente Anzi, lo ringrazio perché l'ho un po' stressato e poverino. Ormai sei diventata una stalker, quindi c'è poco da fare. Davvero, davvero. Si devono adeguare giocatori del passato come quelli attuali. E adesso veniamo al bello, Veniamo al ma che bello. diciamo è bello in realtà perché Sì. sei stata molto. No, oggi sono stata Mi brava. confermi che oggi sei Sì, buona e oggi sono brava. buona. Anche perché voi non lo sapete, ma io sto stilando una classifica delle varie domande che Sì, lo faccio. so. E Poi alcune classifiche sono già state vinte alcune per sì, alcune hanno, distacco. esatto. Poi darò i premi a fine stagione. Ma penso che siano quasi tutte già. Ce n'è una che se la giocano, le altre penso Sì. di poter già dare i premi direttamente, ma chissà, magari c'è Faremo una serata per i un premi, cambiamento per di. la consegna degli Esatto. Oscar. And the Oscar goes to. Allora, no, inizio con una domanda personale, se avete riti scaramantici.
Io no. Ma quando entro sul ghiaccio mi guardo sempre il pattino destro. Appena entro guardo il pattino, se potete farci caso alla prossima partita. Basta, solo quello, sì. Sono poco scaramantici i ragazzi di quest'anno. Sì, è vero, è vero. Pensavo aveste molte più, come dire, a parte scaramanzie, ma gestualità pre-partita. No. Invece quasi tutti, Poca roba. poca, le nuove generazioni. Rispetto a quelle dei miei tempi che avevano mille storie prima di entrare sul ghiaccio, adesso siete molto più pratici, diciamo. Allora, partiamo con gli Oscar. Chi è il compagno più disordinato? Fai te? No, va, va. È lo zio, credo. Potete Sì. rispondere. Così abbiamo, è sul premio. Sì, Ecco, signore. dai, così. Questa anche ha già segnato, penso, come Allo zio. premio, ma chi è il compagno sempre che ha l'attrezzatura più puzzolente? Ma ti dirò, io non ci ho mai fatto caso, però visto che il premio dovrebbe andare a Marco, Sì, dai, se buttiamo glielo Marco. diamo Sì, Marco, no, che però. almeno. Bellissimo. Questa anche è combattuta, come battaglia. Chi è il più bravo a ping pong? Ma io secondo me. Sì. Come detto a me, no, Dante. no, dai, buono. Io No, New Entry, credo. siete New No, Entry. scherzo. Cosa dici te? Io sono indeciso tra tre ne ho, Martin, Offer e lo zio. Ma anche, non lo so. Chi? Secondo me Nick? in tutto il È Nick, giorno bravo. Nick. No, io dico Non lo Offer, so, dai. è Offer duro. l'ho visto dall'inizio alla fine, sempre costante, è sempre Dai, rimasto costante nelle vittorie delle partite. Diciamo così, dai, io dico Offer. io boh. Nick. Sì, New ecco, Entry. no, Sì, è New Entry anche lui. New Entry e Nick. anche Nick, è vero. Vedi, questa è combattuta, eh? Questa se la giocano. Si vede che giocano tutti bene Esatto. Allora, questa è una nuova domanda invece. Chi è il più ritardatario? Ma siccome Mans, diciamo che lui fa Al finta di niente, limite. però arriva sempre 1 o 2 minuti in ritardo, però Davvero? non si fa notare. Se no, Mons ah. probabilmente deve cambiare pannolini. Se no, infatti non gli diamo una colpa. Non diamogli Ovviamente, colpe però, perché lui deve cambiare se pannolini. vai a vedere qualche minuto in ritardo ogni No, tanto arriva arriva. sempre Tutti. all'ultimo lui, Sì, non è mai in ritardo, no, arriva ma giusto. ogni tanto. Io Aspetta dico lui fuori. comunque, dai, tu? Aspetta fuori Ma fino all'ultimo. Forse Sì. Caretti. No, No? non mi sembra. Ci sembra, boh. Non mi sembra. Oh, devi decidere te, tu hai Sto fatto la ragionando. domanda. Molto diplomatico, Sì. Gregorio è diplomatico. Ma no, è Caretti, io direi. Ecco. Sì. Questa è una nuova classifica, no? Quindi ci stanno due nomi, dai. Sì, certo. Questa anche è quasi già segnata dal premio. Chi è il più attivo nella chat di squadra? Beh, adesso so che ogni volta che Adesso so, giochiamo, buona fortuna ogni volta. No, però sì, anche io dico il diavolo. Non voglio dire Ti giuro, questa è stata una Ma in effetti scoperta. noi vorremmo avere quanto prima Il Diego diavolo. Iori e il diavolo in trasmissione, gli chiederemo appunto come mai è così attivo nella chat. Ma ci sono trovati tutti con tanto tempo libero, Quando, quindi quando, si sono quando. scoperto social, Sì, è no? vero, ma quando io gli scrivo o chiedo qualcosa. Ne passa Ne del tempo, ne passa del tempo. passa. Evidentemente o non mi vuole rispondere per non darmi notizie. Chi è invece quello con più stile? Bella domanda. Leo ha il suo stile, un po', boh, può piacere come no, però c'ha uno stile, se no, io direi Leo. Sì, anch'io Leo. Sì. Questa è anche una nuova domanda, visto che c'è il più disordinato, adesso diamo invece il suo contrario, chi è il più ordinato? Beh, in casa Io Fabrizio, ma di no, sicuro. Per forza. no. Precisino, Sì, precisino. precisino. Abbastanza.
Beh, questa è una bella cosa. Sì, no, appena si lascia una briccia la prendo parole a caso. Tutti. Le ragazze in visione prendano nota. Quello con cui non, è meglio non parlare prima di una partita. Ma io sinceramente non c'è una persona che non parlerei. Mi sembra di aver sentito il diavolo che ha detto qualcuno. Sì, qualcuno, Martin forse, Martin, però però sono tutti tranquilli. Se si perde dopo la partita, Se si Martin è meglio perde evitare. Martin, Martin è meglio meglio lasciare stare. Proprio cambiare strada. In qualità di capitano, chiaro. Però che non fa no, se devo dirti un però nome, prima della partita no, tanto ti è abbastanza per il forse momento il tranquillo. portiere che lo fai concentrare di più, direi lui al massimo, dai. Questa è con chi è meglio non parlare prima della partita, diamo il premio a noi, Giorgio. È vero, a me sicuramente. Diamo il premio a Giorgio. Si perde i telefoni in giro per lo stadio, è una cosa. Io prima di una partita ho un nervosismo che è palpabile, è palpabile. Questa è una domanda che ho già fatto, la ripropongo, non fa classifica, però se poteste scegliere, preferireste prendere un disco nei denti o dove non batte il sole? Dove non batte il sole? Nei denti. Nei denti? Sì, perché ho preso una botta lì e ho visto veramente le stelle. Guarda, è un dolore che ti blocca proprio. Mi ha pietrificato, no? È proprio un brutto dolore. Beh, Denti. qua ora. Sì, ma sai, con l'adrenalina, i denti, dai. I denti li rifai. Mamma mia, mamma, non ci voglio pensare. Adesso invece faccio la domanda per il pubblico femminile, visto che diamo sempre Domande personali? No, oggi niente, no, Mi è andata di lusso, mi è andata di no, lusso. no, sai che do sempre la possibilità di fare un appello eventualmente. Siete Certo. single impegnati? No, io sono fidanzato. Anch'io. Niente, ragazze, neanche questa volta E l'appello. allora togliamo anche il discorso alle ragazze interessate alla precisione di Non mi spiace. Ci dispiace, ma è un appello che va a morire. Bene, niente, queste erano le domande, sono stata brava, dai, non ho Sì, fatto né brava. domande personali né No, pensavo peggio. Sì, altro. mamma mia, non avevo dubbi, non avevo dubbi. Ci sono stati dei ragazzi, dei vostri compagni Mi ha messo in crisi. sì, che sono usciti un po' abbattuti. Ho visto arrivare gente piangendo. No, mi fate sentire male. Scherziamo, naturalmente. Credo, prima di andare ai saluti Saluti. finali, ci sia ancora qualcosina, perché ritorna un'altra rubrica. Esatto, anche per questo che non ho voluto andare sul personale. Ritorna, l'avevo promesso. Oggi ritorna, indovina il giocatore. Come sempre, per rispondere potete mandare una mail alla mail sovraimpressione. E do Sì. i primi tre indizi, poi nel caso nessuno indovini, la prossima settimana ne diamo altri. Attenzione, attenzione, perché potrebbe essere facile, ma Ma invece no. invece Beh, per me il primo era facilissimo, invece ha dato no. problemi. Il primo, invece, tu dici facilissimo, il primo, io ho impiegato un buon quarto d'ora, 20 minuti prima di, e mi sono documentato prima di indovinarlo. Come me l'hai detto, questo secondo indovina il personaggio, ci ho impiegato 0,4 secondi. Ma Wiki Giorgio qui è. Esperienza. Allora, gli indizi sono: ha giocato più di 200 partite con il Fassa, nella sua carriera ha vinto tre campionati italiani e il suo nome può ingannare. Questi sono i tre indizi. Il premio lo decideremo la prossima settimana. Sì, In settimana decidiamo il premio. gentilmente offerto dalla società. Esatto. Se vince una ragazza, una serata con. Non dirlo, non dirlo, non dirlo. Dimmi, sì, Bisogna bisogna far firmare il foglio presenze. foglio presenze ai nostri ospiti.
di giornata e poi vi anticipo che andremo a dare lettura delle partite di questa sera con il Fassa che giocherà alle 19:30 e come sempre noi entreremo in cronaca diretta indicativamente intorno alle 19:20. Grazie. Nel frattempo facciamo vedere anche le firme dei nostri due ospiti di oggi e voilà, e voilà. Anche questo sarà, potrebbe essere un premio? Non abbiamo ancora deciso. Vediamo. Nel caso non è quello di questa settimana. Esattamente. Ti sei già studiata il premio? A grandi linee quello che potrebbe essere studiato il premio? Questa settimana? Sì. Ma forse sì, forse sì. Chiedo conferma, poi mi consulto con Giorgio e Mattia a fine puntata. Però io so, Vanessa, che tu hai qualcos'altro da aggiungere. Ma sì, io come sempre ricordo agli spettatori di iscriversi al canale YouTube, di commentare eventualmente le puntate e di ovviamente lasciare il like e di suonare la campanella per venire avvisati quando verranno pubblicate le varie challenge o puntate. E anch'io ringrazio lo sponsor di giornata che è la Cassa Rurale delle Dolomiti. E veniamo ora alle partite di questa sera. Prima di chiudere la trasmissione andiamo a vedere nel dettaglio gli accoppiamenti: Renon Klagenfurt, Asiago Linz. Ricordo questa sera alle 19:30 il Fassa ospiterà il Feldkirch. Noi entreremo in cronaca diretta indicativamente alle 19:20 come sempre. Poi Cortina Bregenzerwald, Jesenice Gerdeina, Salisburgo Vipiteno e Valpusteria Lustenau. Mentre domani sera si giocheranno altri due incontri, Jesenice Linz e Red Bull Salisburgo con il Cortina. Queste dunque le partite del fine settimana. Diciamo che siamo arrivati davvero alla conclusione anche di questa puntata. Rotocalco Face Off termina qui, non prima di aver ringraziato i nostri ospiti di giornata, Fabrizio Pace e Gregorio Gios. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Ribadisco, in bocca al lupo, noi vi sosteniamo il più possibile. Naturalmente ci auguriamo di cuore di poter commentare una vittoria. Grazie Vanessa, ci vediamo anche noi questa sera. Grazie Giorgio. A più tardi. A più tardi, naturalmente. Mattia, anche noi ci vediamo questa sera. Grazie per la regia nella sostituzione di Vanessa. È davvero tutto, amici, in visione e all'ascolto. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Naturalmente, arrivederci alla prossima settimana. E come sempre, forza Falcons!